Leggiamo il seguente problema. Un gruppo di 54 tifosi organizza un viaggio in pullman per seguire la squadra del cuore in trasferta. Per coprire i costi del viaggio, fanno pagare 11 euro agli adulti e 5 euro ai bambini. All'ultimo momento disdicono la prenotazione 3 adulti e 2 bambini, perciò gli organizzatori decidono di far pagare 1 euro in più agli adulti e 50 centesimi di euro in più ai bambini. Così facendo però mancano ancora 4 euro per coprire le spese. Quanti adulti avevano inizialmente prenotato il viaggio? Dunque, rispondiamo all'unico problema di questo video, dove ci parlano di un viaggio in pullman per seguire una squadra del cuore in trasferta da parte di 54 tifosi, di cui abbiamo degli adulti divisi in adulti e bambini. Per coprire i costi del viaggio, i costi del viaggio in pullman, evidentemente, la società, ovvero gli organizzatori del viaggio, fanno pagare 11 euro agli adulti e 5 euro ai bambini. Sta di fatto che dopo un po', però, ci sono alcune disdette. Cioè, in pratica disdicono tre adulti e due bambini. Sta di fatto che a questo punto, di conseguenza, gli organizzatori fanno pagare 1 euro in più agli adulti e mezzo euro, 50 centesimi in più ai bambini. Sta di fatto che comunque anche in questo caso avanzano 4 euro che andrebbero versati per coprire le spese del viaggio. Ci chiedono quanti erano gli adulti inizialmente che avevano prenotato. Quindi X sono in questo caso gli adulti. E visto che i tifosi in tutto sono 54, 54 meno X saranno evidentemente i bambini. Dobbiamo impostare un'equazione dove abbiamo il prima della disdetta deve essere uguagliato al dopo della disdetta. Allora, prima della disdetta, cioè inizialmente quando proprio abbiamo il pagamento di 11 euro per gli adulti e 5 per i bambini. Dunque 11 euro, quindi 11 per x, 11 euro per x, più 5 euro per i bambini, quindi 54 meno x, eccolo qua. Dopo la disdetta, vediamo cosa accade. Accade che gli adulti sono diminuiti di 3 e il loro prezzo non è più di 11 euro, pagano 12 euro, quindi sarà dopo la disdetta abbiamo che 12, attenzione, non x ma x meno 3, perché a x dobbiamo togliere 3 visto che ci sono 3 adulti in meno. Inoltre, apriamo la quadra, a 5, che è il prezzo inizialmente che pagavano i bambini, ci dobbiamo aggiungere 0,5, quindi un mezzo euro. E questo lo dobbiamo moltiplicare non più per 54 meno x, ma per 54 meno x meno 2, perché i bambini sono 2 in meno. E poi a questo dobbiamo sommare i 4 euro, che naturalmente ci sono ancora di spesa, no? Ci dice il testo. Eguagliamo i due, otteniamo in conseguenza che 11x più 5 per 54 è un 270, meno 5x, tutto questo è uguale a 12x è un 12 per x è 12x, 12 per meno 3 è un meno 36. Qua abbiamo che 5 più un mezzo è 10 mezzi più un mezzo, quindi è un 11 mezzi che va a moltiplicare 54 meno 2 è un 52 meno x, tutto quanto più 4. Facciamo un minimo comune mutuo, ma prima possiamo fare 11x meno 5x è 6x più il nostro 270. Tutto questo lo eguagliamo evidentemente a 12x, va bene. Meno 36 più 4 è un meno 32, più 11 per 52, se lo andate a fare, fa 572 se non mi sbaglio. Vediamo di fare la velocità. Sì, che se lo dividiamo per 2 ci dà un 286. Quindi questo qua, 11 mezzi per 52, è un 286 meno 11 mezzi di x. Minimo comune multiplo che è 2, evidentemente, mentre ovviamente qua possiamo togliere questo, lo scrivo sopra, 2 per 6x è un 12x, 2 per 270 è il doppio di 270 che è 5,40, uguale 2 per 12x è un 24x, 2 per meno 32 è un meno 64, più moltiplichiamo 2 per 296, lo faccio, quello di prima evidentemente, è un 572 meno naturalmente 11x. Allora, mentre spengo la calcolatrice, possiamo a questo punto fare i nostri conti e dire che 24x meno 11x è 13x, quindi abbiamo che in definitiva otteniamo un 12x più un 540 è uguale a un 13x. Oh, se facciamo 572 meno 64, lo faccio con la calcolatrice per non sbagliarmi, è un 508. Ora, trasportiamo il 12x a destra cambiando il segno per la regola del trasporto e il 508 lo trasportiamo a sinistra, anch'esso cambiando il segno per la regola del trasporto. Otteniamo che
13x meno 12x è uguale a 540 meno 508, ovvero otteniamo che x è uguale a 540 meno 508 è proprio 32. Di conseguenza abbiamo risposto alla domanda del testo e possiamo dire che gli adulti inizialmente che avevano prenotato per prendere parte a questo viaggio in pullman per la partita della propria squadra del cuore sono 32. Allora è evidente che possiamo anche rispondere alla domanda che non ci fa il testo, ovvero possiamo dire quanti erano i bambini, erano 54 meno 32, ovvero erano la bellezza di 22. I bambini pertanto erano 22, gli adulti erano 32. Si fa così questo problema che ovviamente è stato molto più semplice di quello che uno poteva pensare. Prossimo video, altri.